A Piccitto non interessa la salute o la vita dei bagnanti, non è tra le sue priorità. L'accusa pesantissima viene da Dario Gulin, esponente dello stesso movimento del sindaco in Veri 5 Stelle, ed è rivolta al primo cittadino. Questa amministrazione, dichiara Gulino, ha deciso di tagliare un servizio importantissimo come quello delle spiagge sicure e, nonostante il fiume di denaro che entra quotidianamente nelle casse comunali, il sindaco, in accordo con gli assessori e dirigenti, ha deciso di risparmiare proprio sulla sicurezza dei cittadini. Non solo, lo stesso Piccitto ha esautorato in un colpo solo l'intero consiglio comunale che pochi mesi fa aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato al sottoscritto dal consigliere Agosta sul progetto regionale Mare Sicuro. È anche giusto ricordare che durante i mesi invernali i salvataggi in mare sono stati una realtà, prosegue Gulino. Ad esempio, dallo scorso ottobre a luglio 2016, il presidio comunale di protezione civile ha effettuato 577 interventi a mare. E consapevole di ciò, cosa fa il sindaco? Aggiunge ancora l'esponente Grillino, affida tutto alla capitaneria di porto che alle 17 di ogni giorno chiude. Ultima notizia, così tanto per sfiorare il ridicolo, è che non ci sono soldi neanche per le spese minute, ad esempio garze e disinfettanti. Naturalmente la situazione va risolta subito, afferma Gulino. Già stiamo lavorando con tanti consigli di maggioranza per ripristinare il servizio H24 e trovare i fondi per acquistare i mezzi di salvataggio oramai in condizioni fatiscenti. Ma l'intera vicenda è più che ridicola, conclude l'esponente Grillino. Pare infatti che il comune abbia deciso di finanziare i bagnini del comune di Santa Croce che ai tempi decise di non partecipare al progetto Mare Sicuro.